A Sant'Arsenio, a meno di due giorni dalla presentazione delle liste per le amministrative 2014, a poco più di una settimana dall'ufficializzazione di una candidatura, si torna indietro addirittura ad uno scenario che pochi immaginavano potesse concretizzarsi. Donato Pica, con la lista del Partito Democratico infatti in pole position per la candidatura a sindaco, si è ritirato. Una notizia che ha spiazzato nuovamente i cittadini del posto, convinti che fosse ormai certa la candidatura del consigliere regionale, confermata anche nell'ultima assemblea del PD sant'arsenese. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che il motivo del suo ritiro sia legato all'incompatibilità che potrebbe esserci con la carica da lui attualmente rivestita di consigliere regionale della Campania. Ma se Pica fa un passo indietro, gli altri fanno un passo avanti. Maria Consiglia Viglione, rappresentante dell'attuale minoranza al governo cittadino, potrebbe scendere in campo nuovamente con l'ex sindaco Nicola Pica, che potrebbe appoggiare la nuova lista. Questa la prima ipotesi che si fa spazio tra le tante proposte nuovi asset elettorali in attesa di domani, quando tutto sarà ufficiale. Rumors invece sempre a Sant'Arsenio parlano di una nuova compagine con alcuni componenti dell'ex maggioranza del PD che andrebbero a sfidare l'altra compagine. Un'altra cittadina che vive momenti di incertezza elettorale è Sala Consilina. Nei giorni scorsi, Colucci, Gallo, Sant'Arsiere, Cardano, Paladino e Cavallone hanno quasi ufficializzato il loro nome per la poltrona di primo cittadino. Teggiano dovrebbero essere due le liste che si contenderanno Palazzo di Città, Rocco Cimino e Pietro Di Candia. Due medici in prima linea quindi che dovranno sfidarsi per il post Michele Di Candia. Il sindaco attuale appoggerà il suo omonimo Pietro Di Candia. A San Rufo l'attuale vice sindaco Michele Marmo sfiderà l'outsider Mario Sellaro. Ad Auletta i nomi ancora non sono certi, l'attuale sindaco Pietro Pessolano potrebbe, obbligo usare in questi casi il condizionale, ricandidarsi. A Caggiano ben quattro liste probabilmente, i numeri e le indiscrezioni ci parlano di una lista 5 Stelle con Paolo Lupo, una lista civica, la New Entry Giuseppe Cafaro e addirittura due liste fuoriuscite dall'attuale maggioranza, il sindaco Giovanni Caggiano e uno tra gli assessori Carucci e Cafaro. Si attendono sviluppi anche qui. Questi solo alcuni dei maggiori comuni del Vallo e zone limitrofe che andranno al voto. Sabato tutti i dati e i nomi ufficiali all'interno dei nostri TG e sul sito internet italia2tv.it con notizie e approfondimenti.